Allora, per certi versi questa è una sconfitta inspiegabile per il Palermo. Avevate dominato il primo tempo, non riuscendo a chiudere probabilmente la partita, poi nella ripresa avete subito il ritorno del Pescara, c'è stata quella sua parata su Gravion, calcio d'angolo e colpo di testa vincente di Scognamiglio per il 3-2. Sì, analisi direi perfetta, nel senso che ci siamo trovati in svantaggio dopo 5 minuti, dove effettivamente dovevamo prendere un attimo le misure. Una volta prese le misure, credo che insomma il primo tempo l'abbiamo chiuso meritatamente in vantaggio, anzi forse potevamo avere qualche goletto in più. Poi nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare, forse ci è mancata un po' di veemenza che avevamo avuto nel primo tempo, però poi gli episodi quando vengono contro poi si pagano e per assurdo torniamo a casa con una sconfitta quando insomma forse avremmo recriminato anche forse per un pareggio, perché pensavamo insomma di aver fatto una bella partita e pensavamo di meritare qualcosa in più. Da Pomini, le riporto testualmente le parole del presidente del Pescara Sebastiani ai nostri microfoni: arrabbiatissimo per il primo tempo, se il Palermo avesse fatto 4 gol non avrebbe rubato nulla. Poi chiedo a Pomini invece l'ultima mezz'ora cosa è successo, avete un po' sofferto Bruno davanti alla difesa con Brugman più alto e alla fine anche il 4-3-3? Sì, sono d'accordo, nel senso che nel primo tempo abbiamo macinato e abbiamo avuto una qualità di gioco notevole. Impressionante. E abbiamo avuto tante occasioni, in tante occasioni bisogna dire che è stato bravo anche Fiorillo, e visto che tra colleghi insomma è giusto anche farsi un po' forza. Lo so però. Servita un po' meno, e poi nel secondo tempo forse anche un po' di calo fisico, anche un po' nel momento in cui Memusché ha segnato il 2-2, è normale che l'inerzia della partita poi tenda a cambiare, perché comunque il Pescara ha trovato coraggio, noi probabilmente avevamo meno fiato perché comunque avevamo speso molto fiato nel primo tempo, e poi su un calcio d'angolo, su una palla inattiva, è venuto il 3-2. Sono le dinamiche del calcio, purtroppo sono così e dobbiamo accettarlo, però ti ripeto, deve rimanere comunque il fatto di aver fatto una buona prestazione, di essere ancora lì. Sapevamo insomma che i 3 punti sarebbero stati importanti, però nulla è perduto, guardiamo avanti con fiducia e cerchiamo già di pensare alla partita di lunedì. Cosa vi ha detto Stellone negli spogliatoi? Ma grosso modo quello che ho detto io in questo momento, nel senso che dobbiamo essere contenti, dobbiamo rammaricarci perché comunque gli episodi alla fine poi pesano, però dobbiamo guardare avanti con fiducia e pensare alla partita di lunedì, perché credo insomma che con delle prestazioni del genere alla lunga poi i risultati vengono dalla tua parte. Analisi impeccabile.